E questo è, cioè praticamente le persone sono state ammazzate prima, sono state ammazzate negli oratori, sono state ammazzate nelle parrocchie. E vediamo un altro tipo di comportamento, questa voglia di dire le persone sono roba mia, non sono persone, non sono intelligenze, non sono soggetti pensanti, ma sono oggetti, roba, roba che si possiede. Dal Gazzettino del 29 marzo 2007, i vescovi, i cattolici devono votare contro i Dico, devono. Allora, i politici cattolici che stanno in Parlamento hanno giurato fedeltà alla Costituzione della Repubblica Italiana, non al macellaio di Sodoma e Gomorra e a un povero deficiente come il pazzo di Nazareth. Non sono parte, o non dovrebbero essere parte dell'organizzazione mafiosa della Chiesa Cattolica, ma dovrebbero essere attenti a quella che è la Costituzione della Repubblica. E questa è un'imposizione dei vescovi. Dopodiché ti arriva un tale Bagnasco a sparare una stronzata, i Dico come la pedofilia. Allora, non esiste nessuna organizzazione che pratica la pedofilia così massicciamente come la Chiesa Cattolica. Non esiste nessuna ideologia sociale che imponga la pedofilia come i quattro Vangeli ufficiali del pazzo di Nazareth e la Bibbia, dove l'individuo viene snaturato, completamente espropriato di ogni diritto per diventare oggetto posseduto dal Dio padrone. Diventa soltanto un soggetto che può supplicare il Dio padrone, ma il Dio padrone ne può fare quello che vuole. Il Dio dei cristiani ordina di sbattere le teste dei bambini contro le pietre. Il Dio dei cristiani è quello che macella bambini indifesi. Il Dio dei cristiani è quello che ordina di sgozzare, è quello che ordina di ammazzare, è quello che ordina di torturare. Il Dio dei cristiani è la peggior feccia che esista nell'umanità. E non sto parlando dell'immagine del Dio dei cristiani che è all'interno del singolo individuo. Sto parlando della lettera, cioè il libro sacro dei cristiani, Bibbia e Vangeli, dice che quello è il Dio dei cristiani. Non è l'uno assoluto, buono, intelligente di Plotino, di Porfirio, di Proclo. Non è il concetto creatore degli stoici. I cristiani, i neoplatonici li hanno macellati, i cristiani, gli stoici li hanno macellati. Il Dio dei cristiani non è il concetto della filosofia tarda, greca, dell'accademia, l'ultima accademia, il neoplatonismo. Il Dio dei cristiani è quello descritto dalla Bibbia, è quello che dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Il Gesù dei cristiani è quello descritto dalla Bibbia che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo. Pertanto le affermazioni di Bagnasco, e dico come la pedofilia, sono un'offesa alla società civile e sono un'offesa a tutti quei milioni di persone che convivono e non me ne frega niente che tipo di sesso hanno. Dopo i Dico, dice Bagnasco, lo prendiamo questa volta da Repubblica del 1 aprile 2007, dopo i Dico incesti e pedofili. Veramente è da arrabbiarsi, ma veramente a sangue su queste affermazioni. E in effetti c'è il presidente della Camera Bertinotti che dice la CEI con le sue affermazioni aliena la sovranità delle Camere. In realtà al tempo Bertinotti dice una cazzata, cioè non è che la CEI sta alienando la sovranità delle Camere, la CEI sta facendo un'azione mafiosa per impedire l'attuazione del dettato costituzionale e costruire nella società civile una situazione di guerra civile. Quello è quello che sta facendo la CEI. Però sta il deputato cristiano essere se stesso e applicare la Costituzione. Per cui non è la CEI che sta alienando la sovranità delle Camere. Semmai sono le Camere che troppo sequenti nei confronti della CEI
vengono meno ai loro doveri che hanno giurato. Per cui Bertinotti sta dicendo una stupidaggine, dovrebbe dirla in maniera diversa. E qui veniamo all'ultimo fenomeno che ha fatto un po' il giro delle pagine: le scritte di minacce a Bagnasco. Torino, scritte contro il Papa e Bagnasco. Allora, Ruini, io qui vedo qui dalla Repubblica dell'11 aprile 2007, la scritta è Ruini, Bagnasco, Ratzinger, assassini. Allora, ogni cristiano può essere chiamato assassino per il principio del codice penale, della partecipazione morale. Dal momento che il Dio dei cristiani è un assassino, ogni cristiano che adora il suo Dio è automaticamente un assassino. Cioè, è un principio morale, un principio filosofico, un principio etico, per cui non esiste nessun problema di chiamare i cristiani assassini, proprio perché oggettivamente lo sono. Cioè, loro dicono di adorare quel Dio che si è divertito a macellare l'umanità mandando il diluvio universale. Mica me lo sono inventato io, sta sui loro libri sacri. Per cui, diciamo, questa è la scritta, però ce ne sono altre scritte da cui si deducono o si dedurrebbero delle minacce di morte. E allora, sicuramente alcune scritte le hanno fatte i cattolici, cioè le hanno fatte i cattolici per lanciare un allarme. Quando il cattolico, ed è una tecnica che usa la Chiesa cattolica, abbiamo già vista ancora 10 anni fa quei satanisti questa usarla, quando la Chiesa cattolica è costretta nella società civile ad affrontare una discussione e non è mai in grado di sostenerla, si trasforma in vittima. Cioè, praticamente cosa fa? Siccome noi siamo aggrediti da qualcuno che ci minaccia di morte, non discutiamo più del problema con cui ci scannavamo prima, ma discutiamo delle minacce che stiamo ricevendo, per cui sposta l'attenzione su un altro problema. E questa è una tecnica sempre usata dalla Chiesa cattolica, per cui sicuramente una buona parte di scritte, in particolar modo le prime, le hanno fatte loro, cattolici o asserviti. Dopodiché se n'è stato un fenomeno di imitazione, che viene usato spesso anche da polizia, il fenomeno di imitazione con l'aiuto della stampa, dove qualcuno ha deciso di fare delle scritte in giro per l'Italia. Però siccome io negli anni 70 le scritte ne ho fatte a migliaia, ci vuole poco a comprare una bomboletta spray e a scrivere 4 stupidaggini, non significa assolutamente niente. Poi queste 4 stupidaggini si possono vendere, a seconda della stampa, a seconda del potere che sia, in un modo o in un altro modo. Comunque sicuramente molte scritte sono state fatte da cattolici. Questo è come la devastazione, ho fatto l'esempio dei satanisti, no? La devastazione di cimiteri satanisti che c'erano in giro fino a qualche anno fa, adesso sono spariti, erano fatte da cattolici, erano fatte da gente dell'Aris e del Gris. Andavano a devastare i cimiteri per lanciare l'allarme satanista. Ed è una cosa, a volte non erano neanche dei danneggiamenti veri e propri, erano semplicemente, abbiamo scoperto un 666 su una tomba o roba di questo genere, per cui non erano neanche veri danneggiamenti, erano semplicemente delle stupidaggini che venivano fatte apposta per lanciare degli allarmi. Poi magari c'era qualcuno che si lanciava le conferenze, prima lanciava l'allarme, poi si lanciava la conferenza. Visto che è anche in ascolto, sa benissimo di chi sto parlando. Ho sempre la rassegna stampa degli avvenimenti. Pertanto diciamo così che l'allarme attorno a Bagnasco è semplicemente una buffonata con la quale la Chiesa Cattolica vuole distrarre l'attenzione al fatto che sta scatenando una guerra civile e morale all'interno della società in cui stiamo vivendo, e questa è la cosa più grave di tutte. Va bene, allora, io vi ho parlato un po' del potere di avere. Naturalmente questi comportamenti cosa implicano? Che la Chiesa Cattolica dice: le persone sono mie, devono votare come voglio io, devono fare quello che voglio io. Dall'altra parte le persone, e in particolar modo i ragazzi,
per due motivi molto semplici. La società in cui noi viviamo non è più la società di 100 anni fa. La quantità di input, la quantità di sollecitazioni e la quantità di informazioni che abbiamo è 1000 volte tanto. Per cui se 100 anni fa, 150 anni fa, le persone potevano sentirsi più adeguate anche dal punto di vista con l'educazione cattolica nella società, oggi dal punto di vista dell'educazione si sentono assolutamente inadeguate e hanno di quei comportamenti che sono spaventosi. Vorrei dire un'altra cosetta prima di dare via le telefonate. Mi ha fatto pensare un amico su una main list, Rodan, il quale, parlando del bullismo a scuola, ha detto che, guarda caso, i ragazzi più disciplinati sono i bambini cinesi. E allora ci ho riflettuto sulla questione e mi sembrava abbastanza ovvio. I cinesi che sono venuti in Italia hanno degli obiettivi da raggiungere. Loro vivono per raggiungere il loro obiettivo, tutta la loro vita è organizzata per raggiungere quell'obiettivo. Quando dei genitori hanno questa predisposizione emotiva, cioè raggiungere il loro obiettivo, trasmettono ai figli la necessità di raggiungere quell'obiettivo. Ed ecco che noi ci troviamo i bambini cinesi che sono più coscienti, più consapevoli a scuola, perché anziché essere stati educati a pregare come degli ossessi, sono stati, vieni, non ti preoccupare, sono stati educati a raggiungere l'obiettivo che si sono imposti, cioè la vita fatta di obiettivi, per cui si organizzano per raggiungere quell'obiettivo e fanno meno scemenze dei nostri, invece che non gliene frega assolutamente niente. Sono stati educati a pregare anziché a vivere per raggiungere degli obiettivi di vita. E sapete cosa succede fra 20 anni? Che qualcuno raggiungerà i loro obiettivi, noi invece probabilmente avremo riformatori o altre cose piene dei nostri figli. Fate un po' voi. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Don Paolo. Ciao Don Paolo. È il Dio ebraico che vi parla. Mi dispiace, ma io so io. Voi non siete un cazzo, va bene? Perché Marchese del Grillo ha detto così, e aveva ragione. Vero. E io sono un povero pitocco che parla, pieno di paure, specialmente quando mi stacco, penso di staccarmi dagli affetti familiari. Però io chiedo una cosa, Claudio. Dimmi. Gli altri sanno tutto? L'ho detto anche l'altro giorno, sapete tutto. Va bene, meglio per voi, beati voi. Io non so niente e accetto il circostante. La dea veramente madre, natura madre, meravigliosa. Guardiamoci intorno, ragazzi, cosa ha di maschile? Perché io chiedo sempre, e se il Dio fosse femmina, cos'è, uno scandalo? C'è molto da discutere. Certo, mi molto, ma io non c'è mi molto discutere. Neanche. Lascio a te okay. Quest'anno. Ti ringrazio. Ciao Giampaolo, ciao. Pronto? Ciao! Come sei tu? Abbastanza bene. Penso che te un po' ho un po' di allergia, sì, che mi sta tappando il naso, sì. Ah, allergia, è ben facile, sì. D'altronde la settimana scorsa l'ho curata troppo violentemente, ho preso una piccola intossicazione da... Desiccante. Purtroppo devo bagnarmela, lo so, non ho possibilità. Comunque, sono con te al 100% perché... è scritto ormai a foglia subito che noi sei quando il problema, no? Il problema diventa relativo pesante, passa gente qua, ed è logico che è meglio prevenire, cioè mettere le mani avanti, che ora bisogna si demonizza. Certo. E se fa il doppio gioco come al solito. Sì, sì, ma noi abbiamo visto già l'esperienza dei satanisti, no? Che si è rivelata ancora 15 anni fa, 12, per cui abbiamo visto come si comportano, capisci? Cioè, non è che siamo proprio stupidi, ecco. Sì, per esempio Floro Clero, ho visto su un film di Tino Scotti ancora 45 anni fa. Sì, è una roba degli anticlericali, ma vecchissima. Cioè, sì, dopo che sei. Ah, sai che la usa la battaglia.
tutta cloro al cloro. Lei usa nel film che ha fatto l'ultimo di Foa, presidente, non mi ricordo più il nome, in cui praticamente c'era un prete che si era travestito da hippie, no? Che doveva vincere una fabbrica, e senza soldi da raggiungere un posto, e in un compartimento del treno trova due guardie del Vaticano che stanno fumando Spinelli, e loro si presentano come organizzazione per la marijuana libera nel Vaticano, e lui non sa come fare e dice clora al clero. Qui usa quella battuta in realtà. E dopo l'articolo che te, cioè, pubblica, che c'è anche oggi, quello del prete di Firenze. Di Firenze, ma là è grossa, sai. Ha fatto un cancan sul mostro di Firenze e non si sono accorti cosa avevano in città. Che mostro che era qua. Cioè, Io sa passare quanti anni? 20 anni praticamente, sì, vabbè, Narducci mi dice che si dia anche da fare, indubbiamente. È in prescrizione, insomma. È in prescrizione, fra poco questi qua non paga più niente. Il problema è la testa della polizia, dei magistrati, no? Cioè, loro non partono dal presupposto che le parrocchie e gli oratori sono dei centri criminali. Finché loro non partono da questo presupposto, continueranno a stuprare bambini, a fare i danni, a fare casini. E se per caso te alzi a voce e ti fai una critica, diciamo, no, di qua e là, se sei un criminale, tipo. Veramente sono 10 anni che ne faccio le critiche, in fondo. Parlo proprio, se adesso mai qualcuno, no, che si incassa, qualcuno si incassa proprio in Parlamento, uno alza la voce e dice che non bisogna di fare interferenze, qualcosa. Questi qua gli manda fuori gli agenti palesi, gli fa 4-5 film per televisione, 3-4 serate con Vespa e si apposta. Sì, sì, vabbè, hanno una buona capacità di propaganda, sì, indubbiamente, certo. Non c'è problema. Questo è il problema, dopo che c'è un altro vertico eto, cambiando, anche gli animali pensano al futuro. Cioè, una vita che sto dicendo, c'è anche l'articolo Forza Sera, no, di Gardner, che è sulla Repubblica, e ha scoperto l'acqua calda, quello che ha bisogno di un favore, sono arrivato 20 anni prima di lui. Sì, ma sai, mancano altri, perché è scoiato, per esempio, no? E mette via e nose, non capire. Quando che fai, va in letargo, gli animali se fa, sì. la scorta, pensa sì al futuro, poi cosa dobbiamo pensare al futuro. E quando avevamo il cervello più piccolo di quello scoiattolo, pensavamo al futuro. Appunto, è appunto esatto. Basta semplicemente mettere vitamini, capisci? Non serve. Cioè, dopo giustamente la scienza dice io devo provare, devo verificare, insomma. Esatto, bisogna fare anche pagine di giornali. Sì. Vabbè, ritaglierò anche quello, non ti preoccupare. Va bene. Ok. Ciao. Pronto? Ciao. Guarda che vai un po' in distorsione quando parli, comunque sì? Sì, diventa un po' più difficile ascoltare in modo chiaro la tua voce. Ah. No, una cosa, quando tu dici, mi riferisco al discorso che hai fatto prima, che non so, la Dea, hai parlato un po' delle idee, cioè, sì? Se la Dea fa il regalo a Paride, sì. Ecco, parli di una cosa realmente accaduta o è tutto mitologico? No, il mito usa la forma della ragione. Ma non parla di ragione, parla di emozioni e parla di azione. Cioè, il senso del mito, al di là degli dèi, della loro realtà oggettiva, ma il mito non racconta di persone, il mito racconta di relazioni. Sì, capisco, però... Se parliamo degli dèi, se noi parliamo dei tre dèi, no, in questione, una è Era, è l'essere natura.
L'altra è Afrodite, cioè la capacità dei soggetti di fondersi nel mondo per trasformarsi. L'altra è Atena ed è l'arte dell'agguato, il regalo che Zeus ha fatto agli esseri umani per trasformarsi in dei, cioè agli esseri della natura per trasformarsi in dei. Queste tre cose nel mito vengono rappresentate come persone. In realtà hanno una loro intelligenza, ma non è un'intelligenza razionale, per cui diventa difficile trasformare quello che è la rappresentazione emozionale o la rappresentazione nell'azione all'interno della ragione. Nella ragione devi rappresentarle con la forma. Sì, ecco, tutto questo allora è una costruzione che facciamo noi in base alla nostra esperienza. Quella della forma, sì. Ogni essere della natura ha una sua forma, ha un suo modo di fare ragione. Poi possiamo parlare di la ragione del ratto, la ragione del batterio, la nostra ragione, no? Sono delle ragioni diverse. E queste sono, perché siamo figli di Era, cioè siamo figli dell'essere natura, figli di Zeus. Zeus cosa fa? Fa la guerra ai titani, no? I titani li abbiamo tutti dentro di noi e sono le azioni. E noi potremmo vivere nel mondo attraverso le azioni, senza ragione, senza forma. Possiamo anche vivere, i titani a loro volta hanno fatto guerra ad Urano stellato. Urano stellato vive attraverso le emozioni. Infatti quando Urano stellato viene distrutto dai titani, Urano stellato dice: va bene titani, voi avete vinto, però ricordatevi che qualsiasi cosa fate, dai miei genitali e dal mio sangue nascono le rinne e nasce Afrodite. Qualunque cosa voi farete in futuro avrà sempre dentro di sé le rinne e Afrodite. Quando la stessa cosa che fa Zeus, quando Zeus distrugge Crono, non è che spariscono i titani sono dentro gli esseri. Sì, no, e Zeus apre il suo spazio, cioè fa nascere la natura, Zeus è l'atmosfera, no? Che permette al pianeta di far nascere la natura. Sì, no, mi interessa capire in che modo ragionate voi. Ecco, guarda che il nostro ragionamento fondamentale ha categorie emozionali. Nelle categorie emozionali puoi leggere e descrivere il mondo esattamente, anzi in maniera più perfetta che non la ragione, però nelle categorie emozionali gli alberi parlano, i pesci parlano, mentre invece questo non è possibile nella ragione. Capito, ecco, e quanto di queste elaborazioni che fate voi, non so, rimangono tra virgolette fisse e non cambiano invece con l'esperienza e con la storia dell'umanità. Cioè, la religione pagana di 2000 anni fa e i tuoi concetti di adesso si vanno d'accordo, si trovano, sono modificati? Sono uguali, soltanto bisogna vedere quanto le persone riescono a penetrare il mito e quanto sono costrette a distaccarsi dal mito. Cioè da quando Platone prima di lui, Eraclito e Pitagora hanno fondato la filosofia, tutto passò attraverso le parole. E allora bisognava descrivere le cose. E il passaggio del mito non è altro che il passaggio dall'epoca dell'azione all'epoca della ragione. Sì, sì, no, Claudio, no. Perché infatti l'operazione che faccio io, no, col crogiolo dello stregone, ha due facce. Da un lato spingo le persone a praticare il crogiolo dello stregone, dall'altro lato cerco di dimostrare come il crogiolo dello stregone porta degli effetti reali prendendo dalla scienza. Uguale, niente a che vedere con Logos cristiano, anche se no, assolutamente no. Logos sarebbe ragione in pratica, sì, tutto sì. Per il cristianesimo è ragione. Sì, sì. Senti una cosa, dato che volevo aggiornare un po', aggiungere a quello che hai detto a proposito delle scritte, finisco subito. Velocissimo però. Lo sai che oltre a questo, beh, tu dici c'è un imbroglio dietro queste scritte, sì? Però lo sai che sono soltanto i vescovi e i cardinali italiani hanno la scorta e in tutta Europa non entro nel ciò che fa lo Stato, no, lo Stato fa. Non ho mai saputo che girino con la scorta. Vabbè, ciao. Ok, ciao Marco. Devo chiudere qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 e vi lascio con la trasmissione di Liscio di Alvise. Ciao a tutti e ci sentiamo alle 19. Ciao.